Il nostro obiettivo per la partita di stasera era, come si deve fare in questa fase di assolutamente pre-season, era aggiungere delle piccole cose, delle cose difensive, soprattutto da un punto di vista individuale, dare uno step a quella che è la qualità del nostro uno contro uno difensivo, sia frontale che spalle a canestro con i giocatori piccoli, e con una presenza di maggiore equilibrio negli uno contro uno difensivi dentro l'area con i giocatori lunghi. In attacco uno degli obiettivi che ci eravamo proposti per la partita di questa sera era quello di migliorare non tanto la qualità dei blocchi, ma lo spacing, e quindi dove andiamo a portare i blocchi e come sfruttiamo i blocchi, quindi migliorare le spazzature dopo l'esecuzione di chi porta il blocco e di chi riceve il blocco. Quindi questi erano i due obiettivi. E poi sicuramente abbiamo aggiunto qualcosa in più a qualcosa di positivo che abbiamo fatto nelle cose che abbiamo richiesto ai ragazzi, che è stata la parte emotiva, perché finalmente, e speriamo che questa cosa ci accompagni sempre meglio, la presenza del pubblico ovviamente porta felicità, porta emozioni e porta quell'empatia che tanto ci è mancata nell'ultima stagione. E abbiamo aggiunto noi in questo caso emozione positiva, perché ovviamente vincere una partita aiuta sotto tanti punti di vista. È una partita che ovviamente si poteva vincere e perdere, poi per larghi tratti condotta da Verona, perché abbiamo ancora molto pasticciato in attacco, ma come credo ci aspettassimo come staff e anche come squadra, perché abbiamo quattro giocatori importanti nuovi nel quintetto, e quindi un modo di giocare diverso, conoscenze reciproche che devono essere esplorate e che devono confermarsi. Ecco, però sicuramente una partita di questo tipo, e per il risultato finale, ma soprattutto per le emozioni che abbiamo percepito, ci aiuta in un processo di crescita che sarà ancora lungo. Sicuramente abbiamo 3 settimane prima dell'inizio, abbiamo 2 altre partite di questa Supercoppa e cercheremo di mettere altri particolari in quello che stiamo facendo. Ecco, l'ultima cosa estremamente positiva è che questo è un gruppo di ragazzi molto maturi che si allenano con grande attenzione e questo ci aiuta nel quotidiano. Bocca al lupo per la stagione, visto che siamo in 2 gironi diversi. Grazie.